Se stai contento. Amedeo, mi risponde. Grazie. No, niente, io ci ho riflettuto abbastanza su questa vicenda. Quello che mi sento di dire è che da questa iniziativa debba uscire qualcosa di concreto. E la cosa di concreto con la quale io faccio riferimento è un documento da parte di tutti gli organizzatori e anche a nome della cittadinanza, dove si esprime il più grande sdegno nei confronti di tutti i cittadini che giornalmente e quotidianamente si comportano in maniera difforme da quelle che dovrebbero essere i canoni di una società civile. Detto questo, comunque, non mi sento nemmeno di escludere in questo documento forte, deve essere un documento molto forte e profondo che va proprio a colpire le coscienze di tutti i cittadini, dicevo, una parte. L'altra parte bisogna mettere anche in risalto. Non voglio entrare nel merito delle responsabilità politiche pregresse. Sì, chiedo scusa. Non voglio entrare nel merito delle vicende politiche pregresse che si sono succedute nel corso degli anni, senza entrare, però mi riferisco alle fasi più recenti. Non possiamo oggi, se possiamo, vogliamo essere onesti culturalmente, politicamente onesti, addossare la responsabilità ai solo ai commissari prefettizi. Loro saranno degli incapaci, saranno delle persone invece fortemente capaci. Però non è c'è da ricercare la responsabilità, se si vuole fare questo ragionamento, la responsabilità di chi nel corso del tempo ha generato, ha creato le condizioni affinché si arrivasse a questa situazione. Quindi io ritengo andare via, fare le manifestazioni, facciamo tutto, però i cittadini devono sapere, o rappresentanti politici devono sapere, che da questa riunione è nato un documento molto forte di sdegno nei confronti del comportamento di civiltà da parte di buona parte dei cittadini. Poi saranno forestieri, alcuni si dicono, saranno stranieri, alcuni dicono, saranno cittadini che invece proprio nel gusto di portare la spazzatura, il gusto della spazzatura davanti al comune, è capitato di vederlo, no? Quindi io dico questo, se si fa a nome di tutto il comitato e anche, non dico mio personale, ma anche dei cittadini, noi si deve. Grazie e chiedo scusa. Grazie. Ci avviamo velocemente alle conclusioni, se non ci sono altri interventi darei la parola a Renato Scopelliti. Scusa, no, non vedi che c'è. Ah, scusami, Giuseppe Pelisano. Se apprezzo tutti gli interventi che sono stati fatti effettivamente in senso costruttivo, nel senso che è effettivamente una solidarietà sociale, nel senso una manifestazione, quella che stiamo vedendo stasera, di vicinanza all'ambiente, alla legalità e alla risoluzione di questi problemi. Quindi il problema dell'ambiente è stato ben rappresentato, che va nel senso di una maggiore cultura che deve partire innanzitutto dai cittadini, quindi il senso, veramente un senso importante. Io sugli aspetti che segnalava all'inizio Martino, penso che sia importante che ci sia un costante monitoraggio dell'aria di Pantanizzi, non sappiamo da dove arrivano queste questioni ambientali, questi inquinamenti. Sappiamo però che il legislatore sul punto non è stato preciso, perché anche il disastro ambientale, per essere punito, deve essere abusivo. Quindi la norma, la parolina abusivo, rende qualsiasi disastro non punibile. Quindi noi abbiamo a monte un problema di legislazione in materia di rifiuti. Cioè lo Stato punisce lo zingaro quando la lavatrice va a buttarla, però non riesce a punire chi sversa regolarmente i rifiuti nell'alveo dei torrenti e nel mare. Quindi c'è un problema di legislazione. C'è un altro problema che secondo me è di legislazione regionale. Manca una legislazione regionale sulle falde alpine, sulle falde sotterranee. Quindi noi abbiamo tutte le belle idee che ci sono nei piani delle acque, di tutela delle acque, che vediamo scritto in bella mostra nei siti regionali.
e le siti, diciamo, tutti che ricopiamo poi nei vari enti sottostanti, città metropolitane e comuni. Però in realtà, mancando la legislazione basica, quella che dovrebbe regolamentare la caduta di queste particelle inquinanti sul sottosuolo, e sul suolo non sappiamo che cosa succede perché alla fine nessuno ci tutela, però tocchiamo con mano le patologie mediche ma anche oncologiche che ci sono. Quindi io dico che ci vuole monitoraggio, ci vuole intanto con attenzione sia al suolo sia al sottosuolo, sia qualcosa che rilevi nell'aria quello che ci stanno dando. Quindi vicino a questi siti fare in modo di istituire un monitoraggio continuo, uno studio sanitario per vedere la persona che si è infettata. Questo sarebbe una delle cose che dovrebbe essere fatta, non dico per tutto il territorio, ma per gli abitanti che abitano nelle zone limitrofe del TNB e di Pantanizzi. Quindi io penso che sia questa cosa. Ai commissari chiediamo, oltre all'impegno che loro ovviamente mettono tutti i giorni, una città più pulita, e questo penso che sia un compito che loro avranno di vista e di in mente. Quindi noi chiediamo questi aspetti qua. Quindi io ritengo che l'idea di un tavolo tecnico fatto dai cittadini, non dai politici, perché i politici, come diceva bene Frascà, effettivamente i politici, l'importante è che queste sono tematiche tecniche, se ci sono le situazioni ambientali, poi i partiti se sono invitati bene, ma anche degli esperti. Gli esperti sono importanti, certo non possiamo inventarci di essere medici o sindaci, medici o ingegneri, eccetera, eccetera, se non lo siamo. Quindi io concludo in questo senso che sarebbe utile un tavolo tecnico che affronti dal punto di vista proprio questa varia situazione di cui abbiamo discusso stasera. Grazie. Grazie a tutti e a tutte di Sano. La parola a Ida De Baris. Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio per essere intervenuti così numerosi e ciascuno di voi, oltre alla presenza, ad aver portato proprio l'intervento attivo, ad aver esposto le problematiche. Probabilmente Salerno sta scontando le responsabilità delle le colpe, se così vogliamo definirle, delle gestioni commissariali cattive o comunque poco organizzate, ma sicuramente sta scontando anche la poca o la cattiva informazione che dall'amministrazione ai vari livelli è stata poi fornita ai cittadini nel corso degli anni. Quindi non è una situazione che è frutto di una cattiva gestione degli ultimi 5-10 anni, probabilmente i rifiuti che si sono accumulati, che stiamo vedendo oggi, si sono accumulati nel corso degli anni, la raccolta è stata forse gestita male. Oggi si vedono al collasso e chiaramente i cittadini chiedono un intervento comunque urgente e comunque tempestivo. Avremmo voluto stasera la presenza dei commissari, e non soltanto dei commissari che stanno attualmente amministrando Salerno, ma soprattutto dei nostri interlocutori della città metropolitana, perché quello è il livello successivo di amministrazione a cui possiamo rivolgerci. Sono assenti, noi ci auguriamo che al prossimo incontro siano presenti e possano dare le risposte sulla base anche degli interventi di ciascuno di voi, perché ciascuno di voi ha posto delle domande. Noi siamo qui stasera per recepire le vostre domande e per invitare i commissari in primis e poi anche ovviamente gli amministratori della città metropolitana a rispondere. Risposte che non devono essere soltanto date chiaramente a parole, ma vorremmo anche che nell'imminenza, anche nell'imminente arrivo della stagione estiva, si inizino ad intraprendere le prime attività concrete. Volevo solo sottolineare, pochi di noi conoscono la collocazione dell'isola ecologica che ormai è chiusa. Fino allo scorso anno era aperto un solo giorno a settimana, ma già raggiungere e accedere all'isola ecologica diventava difficile. Io per primo ho avuto difficoltà perché non sapevo fisicamente dove fosse collocata. Quindi credo che tanti interventi e l'intervento di ciascuno di noi possa ovviamente contribuire a far sì che tutte le iniziative che da stasera andremo ad intraprendere nel corso del tempo siano tutte finalizzate al raggiungimento di un interesse comune, che è il benessere sostanzialmente del nostro paese, cercare insomma di rendere Salerno migliore e cercare soprattutto di ripulirlo da tumuli di spazzatura che si sono accumulati. Quindi oggi siamo tutti riuniti, siamo tutti insieme, a prescindere dal colore politico,
con comitati e associazioni proprio per un interesse comune, ecco, che è quello di risanare Siderno e di attivarci con sempre maggiore impegno. Grazie. Cittadino Giuseppe Belligerante, io credo che stasera qui non si è fatto niente, perché parliamo tutti al passato, 10 anni fa, 20 anni fa, 15 anni fa, chi ha fatto tutto quello che ha sbagliato. Dobbiamo parlare da oggi a domani e andare avanti, basta. Questa è, per me è stata nulla, questa cosa che abbiamo fatto stasera, perché nessuno protesta per il domani. Tutti, chi ha avuto la colpa, i commissari allora, UCPP l'altra volta, no, non è niente, abbiamo fatto una cosa nulla stasera. Si deve parlare da oggi a domani e con fatti. Invece, stasera, io portavo la casa, scusate, ho dialetto, domani finivo, madonna che bella manifestazione. Oggi non si è detto nulla. Può portare i commissari a sedere, non ho deciso con parlare. Grazie, Renato Scopellini. Vuoi portare o decidere, però? Buonasera a tutti. Io volevo fare 30 secondi un discorso molto più pratico, terra a terra. Capisco, abbiamo due punti fermi. Il fallimento, tra virgolette, della situazione degli ATO sulla raccolta dei rifiuti, sulla gestione dei rifiuti. L'altro punto fermo è che a Siderno ci sono una grande quantità di cittadini che sversano i propri rifiuti sulle strade. Però volevo ricordarvi una cosa. Gli amministratori che adesso, che in questo momento amministrano la Siderno, i commissari, accorpano le caratteristiche del sindaco, della giunta e del consiglio. Dove voglio arrivare? Voglio dire, non è possibile, prescindendo dai problemi che ci sono, non è possibile che non si faccia un tentativo, perché noi non abbiamo notizie in tal senso, un tentativo per ripulire le strade, fare una raccolta, diciamo, straordinaria, come è successo sulla Piana a Rosarno. Il sindaco, dopo aver diffidato più volte la società di raccolta dei rifiuti, l'ha sollevata dall'incarico, ne ha chiamata un'altra, in 24 ore hanno pulito Rosario. Voglio dire, non si risolve così il problema, perché il problema sta alla base. Però mi dite un'azione che hanno fatto i commissari per ovviare a questo problema. Io vi posso dire che da esperienza personale non hanno fatto niente, perché noi più volte come gruppo politico li abbiamo interpellati. Non hanno fatto una verifica su chi potrebbe non essere in regola con i mastelli. Una, ditemi cosa hanno fatto, non hanno fatto una. Io avrei voluto anche che mi avessero detto: guardate, abbiamo fatto il tentativo ma non ci siamo riusciti. Avrei capito che si sono impegnati. Noi questo chiediamo, l'impegno. Invece qua la questione è la seguente: non c'è nessun impegno in tal senso, e questa è la cosa che io, che noi lamentiamo. Cioè qua ci sono degli amministratori che vengono a turno una volta alla settimana, due volte alla settimana, perché questo è, che non si sono degnati, nonostante le ripetute lamentele e rilievi fatte da tutti i gruppi politici, da tutte le associazioni, non ci hanno convocato una volta per dire: guardate, in merito a questa vostra segnalazione abbiamo tentato di fare questo, abbiamo pensato di fare questo, non ci siamo riusciti per questo motivo. Invece niente, non hanno fatto neanche questo, e questo è il vero problema, perché io non credo ci voglia una preparazione, ci vuole una laurea per intimare all'ordine d'ambiente di pulire il corso Garibaldi piuttosto che la via Torrente Garino. No, non ci vuole niente. Gli altri sindaci l'hanno fatto, un sindaco l'ha fatto, perché aveva un problema serio. I commissari accorpano i poteri
del sindaco, quindi ordinanze, della giunta, quindi delibere di giunta, e del consiglio, quindi delibere di consiglio comunale. Hanno i poteri, hanno un rapporto diretto e stretto con il prefetto, potrebbero almeno fare il tentativo. Questo io contesto ai commissari. Non hanno neanche fatto un tentativo, almeno noi non ne siamo a conoscenza. Se qualcuno di voi ne ha conoscenza, ce lo dica. Perché io non sono a conoscenza di un provvedimento all'Albo Pretorio, io non ho visto un provvedimento per tentare di non risolvere il problema, cercare il tentativo di diminuire questo peso dei rifiuti a Siderno. Io non ne ho visto neanche uno. Se qualcuno ha conoscenza di questa cosa, ce lo dico. Questa è la contestazione che bisogna fare ai commissari. Poi i problemi, la regione, il problema da Rotonia qui è tutto uguale, da Cosenza, lo sappiamo tutti, però ognuno deve pensare egoisticamente al proprio paese. Io vivo in questo paese, sono cittadino in questo paese, devo contestare ai commissari il mancato utilizzo dei loro poteri per ovviare questa situazione, perché questo è stato, c'era una strapotenza, scusatemi, e la verità è questa. Ripeto, se qualcuno conosce un provvedimento che è stato emanato dai commissari, lo dica. Grazie. Grazie Renato, ci avviamo alle conclusioni. Io intanto ringrazio tutti per aver partecipato a questa assemblea, ci aggiorniamo a giovedì alle 18, perché saranno presenti anche i commissari, fermo restando che noi ci faremo interpreti fedeli delle lagnanze che avete manifestato questa sera. Ovviamente noi continueremo a manifestare e a dissentire fin tanto che non vedremo provvedimenti. Siamo consapevoli ovviamente che il problema non è soltanto quello di Siderno, ma è un problema che invade l'intera regione, l'intero comprensorio lucrideo. Però a noi in questo momento interessa in particolare Siderno, e fin tanto che dovremo comunque soffrire per la presenza dell'impianto, è chiaro che noi pretenderemo maggiore priorità e attenzione. Grazie a tutti e ci aggiorniamo a giovedì alle 18, sempre qui. Grazie. Non può essere.